Lo sciopero delle marinerie sta creando disagi a tutta la filiera della pesca. Il riferimento è anche e soprattutto al settore della ristorazione, che sta cercando di far fronte ad una situazione non semplice. Proporre sulle tavole dei clienti il pesce fresco è più difficile, ma soprattutto più costoso. Molti ristoratori sono costretti a fare sacrifici quotidiani per non alzare il prezzo dei menù all'inizio della stagione estiva, con l'arrivo dei primi turisti. Si guarda anche al futuro, quando a luglio ci sarà anche il fermo biologico. È dura perché quel poco pesce che si trova è aumentato in maniera esponenziale e noi non possiamo attuare dei rincari allo stesso modo di quanto paghiamo di più il pesce. Quindi cercate di mantenere gli stessi prezzi per andare incontro anche alla clientela? Assolutamente sì, la clientela è abituata a pagare quel tipo di prezzo, per cui cerchiamo di essere lineari con quello che pagavano prima. L'augurio, insomma, che comunque questa agitazione possa rientrare e si possa tornare a lavorare con maggiore tranquillità. Assolutamente, ce l'auguriamo tutti quanti, anche se le prospettive non sono delle migliori. Cerchiamo di recuperare quello che il mercato ci offre. Sicuramente la scelta è ridotta, però con l'aiuto della piccola pesca, qualcosa che viene da fuori, cerchiamo di recuperare il pesce più fresco possibile tutti i giorni. L'obiettivo è anche quello di mantenere i prezzi inalterati sui menù? Ma il problema è un problema serio, perché vanno capiti i pescatori che hanno questo problema grosso del caro benzina, caro gasolio, e da un paio di mesi a questa parte che i prezzi obiettivamente sono schizzati alle stelle. Beh, c'è un approvvigionamento di importazione di pesci dall'estero, un buon congelato in barca e poi la manipolazione giusta per lavorare questi prodotti. Acquistando del congelato in barca sporco e poi lavorarlo in loco, la qualità viene quasi equiparata al pesce fresco. Molte volte un buon congelato è superiore al pesce fresco. Qualcosa viene rallentato, cioè perché la cultura esterna dell'acquirente non riesce a percepire certe cose. Se non riesci a sopperire determinati prodotti, il cliente non se ne accorge nemmeno.